Con la cerimonia simbolica della posa della prima pietra hanno preso il via i lavori per la nuova scuola dell'infanzia di Basciano, un progetto ambizioso finanziato con un importo complessivo di 2,4 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede la demolizione e ricostruzione dell'istituto situato in via di Giuseppe. Sì, oggi è la posa della prima pietra di questa importante costruzione, un finanziamento tramite il PNRR, quindi dell'Unione Europea, di 2 milioni e 4, un finanziamento enorme per il territorio del comune di Basciano, un comune di 2.300 abitanti che ha avuto un finanziamento importante per demolire e ricostruire la scuola dell'infanzia. Sarà una scuola dell'infanzia di maggiori dimensioni, quindi su 680 metri quadrati di superficie, ma sarà massimo grado di sicurezza sismica, massimo grado anche di efficienza energetica, avrà riscaldamento, raffreddamento a pavimento, ventilazione controllata dell'aria, ampi spazi, cucina, refettorio. Sarà insomma una nuova scuola a misura ancora di più dei nostri bambini, che meritano tanta attenzione. Parliamo ovviamente delle tempistiche, quanto tempo ci vorrà? Allora, le tempistiche, è già stata fatta la demolizione della vecchia struttura, adesso quindi partiamo con la costruzione è prevista, cercheremo di concludere per il mese di marzo-aprile dell'anno prossimo, così da renderla disponibile per il nuovo anno scolastico, nell'anno, quindi parliamo del 2025, cercando di renderla fruibile per settembre 2025. L'obiettivo è quello di offrire un ambiente educativo di qualità che possa stimolare l'apprendimento e la creatività dei più piccoli. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di investimenti nel settore dell'educazione e dell'infanzia, volto a garantire servizi essenziali nel promuovere lo sviluppo sociale e culturale del territorio. Realizzare le aree interne, cercare di ricreare quei centri di aggregazione come sono le istituzioni scolastiche, quindi bene ha fatto il Comune di Basciano ad intercettare questo importante finanziamento del PNRR per ridare al territorio una scuola idonea, una scuola sicura, una scuola dove i bambini possono crescere e migliorare il loro aspetto educativo, la loro formazione culturale nel miglior modo possibile.